milioni di ascoltatori qua fuori dallo studio di Jesolo all'Aqualandia. Miliardi di persone. Scusa Marco, ma il settimo giorno non si riposava? In teoria, ecco. Quelli dello zoo non si riposano mai. Perfetto. Ma la cosa più bella di tutte, ragazzi, è che è arrivato anche lui, Mister Testa Piccola, DJ Spine. Ciao fratello! Buongiorno fratello. Bello. Salutiamo Alan che è già fuori sul palco. Ciao ovviamente. Ragazzi, come state? Io oggi ho portato una mia amica, se ti interessa Marco. Infatti stavo per arrivare a quello, ecco. Cioè ovviamente lui è sempre circondato da maiale, è una roba incredibile. No, non dargli della maiale, a me sembra una bravissima ragazza. E perché ci è costata 100 euro? Un'altra domanda. Sono andato a prenderla in chiesa adesso. Ecco. È vero, te lo giuro. Ah, è l'offerta per la Santa Sede, certo. Sì, Marco, io mi ricordo una volta che voi, quando io non c'ero nello zoo, no? Sì. Uno dei componenti è andato, sì, in bagno con una ragazza ed è successo un casino. Hanno chiuso il programma per un mese e mezzo, ci hanno fatto registrare per due mesi. Sì, ecco. Qua per sicurezza hanno chiuso i bagni, eh. Sì, esatto. Posso andarci anch'io? No, no, no. Magari a fine proprio della settimana prossima, quando chiudiamo il programma, che sono cazzi tuoi. Va bene, allora lo faccio davanti a tutti qua sul palco. Ecco, va bene. Mi fai sentire i ragazzi lì fuori? Facciamo sentire l'urlo! Qualcuno dirà, ma che cazzo ci fa lo Zoo di 105 in onda oggi che è domenica, da Jesolo? Perché sono in diretta, che solitamente la radio quando può li manda a casa? Perché oggi c'è la finalissima del Tidò, dove regaleremo ovviamente un sacco di bellissimi premi. Abbiamo qua i 5 finalisti, uno belli, più brutto dell'altro. Belli, belli. Eh? Belli. Ah no, sono brutti. Ah no, sono belli. Ah ma sono brutti. Comunque siamo pronti per vari giochetti. Vai. Ti lascio l'onore, Herbert, vai. 14.05. Bravo. Ah va, devi a culo. Te lo sei meritato tutto. Sigla. Che bello. Nonostante tutti abbiano augurato lo zoo pioggia, neve, grandine, c'è un sole della Madonna qua, Jesolo. Siamo circondati da ascoltatori bellissimi. Senti che comincia lo zoo. Senti che roba lo zoo. Dai che si balla lo zoo. Dai che si salta lo zoo. Dai che comincia lo zoo. Senti che roba lo zoo. Finalissima del Tidò qua a Jesolo, Aqualandia. C'è tutto lo zoo pronto. Fammeli sentire ancora, Alan, vai, cazzo. Vai, ragazzi! Quanto li amiamo. Se state all'Aqualandia si può fare di tutto. Si beve, si scherza e ci scappa anche il rutto. Il marocchino in spiaggia che vende il fumo. E la figli con il vecchio che si compra il profumo. Lascia la sdraio, ora sono le due. E accendi la tua radio con me. Sai che comincia lo zoo. L'Aqualandia di Jesolo, lo Zoo di 105 è pronto a far partire la fase 3 del Ti do. E la parola d'ordine rimane sempre la stessa. Io ascolto lo Zoo di 105. Stronzi! Allora, ciao a tutti ragazzi, sono uscito anch'io. C'è ciao, Marco, buongiorno, Mazzoli! Ciao, belli che siete. Ciao. Guarda che te la ficco in culo con la tromba e se continui. Come stai? Benissimo. Si vede di brutto. Ieri sera eri con la Poppy Poppy per caso? Lo so già io. Sì. Ti sei io ho visto che stamattina si spalmava una crema strana sul corpo. Erano i resti di ieri sera, Poppy? Vai a cagare. Partiamo da... Aspetta, perché c'è uno che ha un cognome, un nome di merda. Sì, sì. Posso partire da te? Come fai a chiamarti Agnello Busiello? Bisogna essere terroni. Agnello Busiello. Ma è vero? Ma che origini hai? Africano di Napoli. Ah, ma sei un Giargiana. Sei un terrone. Ma dillo prima, cazzo. Dai, vieni qua e beccati un applauso. Pirla, dai, facciamo un applauso al primo concorrente. Come cazzo si fa a fare un applauso ad Agnello Busiello? Scusami, eh. Già il nome e il cognome comunque sono un gran problema. Poi vi presento Elia Bordiga, sì, che è qua. Sì. Mamma mia. Sembra bel fisico. Bello. Vuoi dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa? No.
Daglielo strappo, Marco. Posso picchiarlo tu, per favore? Daglielo, figlio. Poi vi facciamo un applauso anche a questo idiota, che se lo merita, che rappresenta un po' il fisico di Herbert Ballerina all'incirca. Poi abbiamo Stefano Gregolon, che è qua. Lui è il mio eroe, ragazzi, perché adesso non dovremmo dirlo, ma lui ha fatto diversi, ti do. Tra i vari, a Linus, il nostro tanto amato Linus. Quindi si merita due applausi. Bravo Pasquale. Linus, ti amo. Bravo, anch'io lo amo. Scusa, tantissimo. Hai preso anche tu uno schiaffo come quell'altro? Più o meno, no, voleva sequestrargli il telefono, ma lui ha cancellato un video, uno tipo di sua madre che lo succava a un marocchino. Oh, ha fatto... Ma non è vero. Niente di nuovo, insomma. Poi manca Andrea Carraretto. Ma che cazzo di cognomi avete? Eh? Ho perso il lavoro per il titolo. Io godo di brutto. Che lavoro facevi? Fai la denuncia. Facevi l'avvocato? In una radio locale. Oh, giura. Che radio era? International. Che è di? Qui in Veneto, nella... Allora, ma andiamo a fare in culo la radio che l'ha licenziato, ragazzi, al mio 3, 1, 2, 3. Grazie. Manca Gabriele Nesello. Sì. Bello tu, bello, cazzo. Bello. Vestito perfettamente da tedesco, come vedete. Ciabatta, proprio classica da tedesco, fisicone della Madonna. Beh, vengo da Belluno, dai, sono vicino. Sì. C'hai anche un brufolo proprio sulla punta delle labbra. Sì, che sarà l'unica volta in cui vedrai qualcosa spruzzare, secondo me. Fidati. Facciamo un applauso anche lui, ragazzi. Noi siamo pronti, questi cinque eroi dovranno veramente sopportare qualsiasi cosa. Vero, Poppy Poppy? Vero. Sei contenta, godi, bastarda. Tantissimo. Per essere un po' esatti, avremo un paio di calze sporche mie, e sicuro che sono sporche, sì. Un paio di mutande sporche di Herbert. Esso sporche forte. Ma forte, però. Un reggiseno della Poppy Poppy. Esatto. È sporco. Ovviamente dovranno infilarselo in bocca e dire io ascolto lo Zoe 105 stronzi. Un preservativo usato da Alan ieri sera con qualche mignottone. Te la ricordi, Leana, vero? Non l'hai conservato da lunedì il preservativo, eh? E poi sapete che Gibba è un esperto di borsa, quindi dovrà infilarsi il concorrente in bocca in sole 24 ore arrotolato. Esatto. Siamo esatto. Pronti? Dovete estrarre l'oggetto da infilarvi in bocca. No, prima c'è l'estrazione del numero. No, Stefano ha preso il 5. Estrai a sorca. Gabriele ha preso il 7. 7? 1? Che cazzo di numero è? È il 7 o l'1? Ma non era il dato giusto, va bene. L'1. Il 3, ok. Aspetta che lui invece prenda uno schiaffo. Oh. Il 4 e... il 2. Lui rimane il 2, sì. Ok, cosa corrispondono, Poppy Poppy? Allora, il 2 e le mutande di Herbert. Bello! Ficcatele in bocca. Tu cos'hai, il 4? Il 4 cosa corrisponde? Il 4 è preservativo. Bello! Bene, ficcatelo in bocca, vai. E mangia e bevi. Poi quello. Io consegno... il reggiseno. Sì, di alla Poppy Poppy. Sì. Poi abbiamo le calze per l'1. Madonna. E poi il Sole 24 Ore con la pagina dell'Italia, che ovviamente è arrotolata, perché essendo un paese ormai al default. Allora, uno per volta. Quella sgommata che vedi è Maxi Bon, non è capito? Io partirei da Andrea, che ha le mutande di Herbert. Ficcatele in bocca e devi ripetere 20 volte io ascolto lo Zoo di 105 stronzi. Se sbagli ti do uno schiaffo. Vai. Forte però. Vai, sì. Com'è, buona? Buonissima. Aspetta che spingi un po'. Vai avanti. Ok, tu ripeti per 20 volte. Adesso ti ficchi il preservativo, caro Niello. Ma tutto in bocca. Sai che... se l'è ficcato tutto in bocca. Aspetta, ti do 30 euro se lo fai a casa mia. Sai che quelle mutande ce l'ho dalla comunione. Sei pronto? Niello, vai. Cazzo, ma sei bravo di bocca, eh? Si vede che sei un giargiana, sei abituato. Ecco, tienilo mezzo fuori, per cortesia, grazie. Vai avanti. Vai. Vedi che è meglio. Intanto passiamo al reggiseno della Poppy Poppy. Te sei Elia? Vai, Elia, via. Bravissimo. Gabriele, le mie calze come sono? Che schifo. Sole 24 ore. Vai. Bene, tutte le traduzioni le trovate a pagina 777 della vostra autoradio. Bravi, facciamogli un applauso. Questa era solo una prova semplice, ma proprio una roba tranquilla. Era un assaggio questo, in tutti i sensi. Adesso arriva il bello. Cosa facciamo? Facciamo una piccola pausa, Piper? Voi siete pronti? C'è qualcuno che si chiama Giovanni? Che bello. Cos'è che dice? C'è questo? Qualcuno che si chiama Giovanni? Perché? Chi è? Perché? Chi è? Nessuno si chiama Giovanni. Perché? Cambia nome. Luca. Mario? Mario, perché? Neanche. Minchia.
Perché? No, volevo sapere così se c'era uno che si chiamava. Chi se ne frega? Che cazzo ce ne frega? Noi ci fermiamo un attimo, diamo la linea a Milano, facciamo sentire il calore di Jesolo! A tra poco con il Tido finale!